che sennò diventa veramente complicato, poi la rimetterò. Intanto grazie a tutti e a tutti per essere venuti qui a questa presentazione di Maledetta Sfortuna, il libro di Carlotta Vagnoli. Io vi dico soltanto due parole, non per introdurre Carlotta perché la conoscete già tutti, ma per raccontarvi veramente in un minuto dove ci troviamo, perché credo che anche questo sia importante, che anche i luoghi hanno una loro storia, raccontano una storia e appunto ci sono trame che si intrecciano. E noi siamo in un ex ospedale psichiatrico giudiziario che è stato occupato 6 anni fa, è quello che volgarmente, comunemente si chiamava manicomio criminale. È un luogo che è stato un luogo di dolore, di sofferenza, è stato un luogo di vera e propria tortura. Quando 6 anni fa noi l'abbiamo occupato, abbiamo provato a restituirlo alla città, a restituirlo al quartiere. Perché vi racconto questo? Perché credo che tutto quello di cui parleremo stasera, di violenza di genere, ma violenza in tutte le sue declinazioni, sfaccettature, nel linguaggio, nella realtà economico-sociale, nelle forme di discriminazione, di subalternità che si vengono a creare, è qualcosa rispetto alla quale dobbiamo sicuramente leggere, studiare, informarci, ma anche provare a mobilitarci. Quindi noi siamo molto contenti di avere Carlotta qui, perché questa è l'occasione per parlare, ma è per me l'occasione anche di farvi conoscere questo posto, se vi va di attraversarlo, dopo se vi va di farvi un giro, se non l'avete già fatto prima, di conoscerlo, di vedere cosa si fa qua dentro, perché credo che il primo passo, dopo aver capito che siamo tutti e tutte oggetto di pressioni, di discriminazioni, di forme di violenza, sia quello di attivarci. E questo libro parla di questo, parla di che cosa significa, anche a partire da un'esperienza che può essere un'esperienza individuale, personale, formarsi e attivarsi, non semplicemente far divenire la propria sofferenza un tratto per riconoscersi negli altri, ma per trasformare le cose insieme. Io penso che se c'è una potenza in questo testo che non si può non riconoscere, è quello della trasformazione. Quando chiudi un libro e ti senti un pochino cambiato, senti di avere degli strumenti diversi da quelli che avevi prima, perché capisci meglio chi sei, perché capisci meglio quello che ti è successo, perché ti è successo e soprattutto cosa puoi fare perché non succeda ad altre, penso che si inneschi un circolo vizioso e un circolo virtuoso. Il circolo vizioso è quello che ti spaventa quando ti accorgi che la violenza non è soltanto qualcosa che capita da te perché sei stato sfortunato, perché ti è andata male, e questo rischia di farti litigare su te stesso. Però ci può essere anche un circolo virtuoso, e Carlotta lo attiva, lo ha attivato, lo fa col suo lavoro di divulgazione, lo fa con i testi che scrive, noi stessi proviamo a farlo con il nostro attivismo, con la nostra militanza, ed è il circolo virtuoso per cui quello che mi è successo non è sfortuna, quello che mi è successo è qualcosa che ha a che fare con una dimensione sistemica, e però il sistema, i meccanismi che vivono in questa società sono meccanismi creati dagli uomini e dalle donne, e quindi in quanto tali trasformabili. Possiamo disfarcene, possiamo rendere le cose diverse da come sono e possiamo fare in modo che, come dire, la nostra sfortuna sia fortuna per qualcun altro, cioè che si spezzi quella catena di violenza, di sottomissione, anche grazie alla nostra esperienza. Allora diventa un'esperienza fruttuosa e non soltanto qualcosa che ci inibisce, che ci intristisce, che ci fa sentire soli, che ci fa sentire vittime di qualcosa. Penso che se c'è qualcosa di veramente potente in questo testo e che anche chi ha subito violenza non è mai raccontato in tutte le forme, non è mai raccontato come semplicemente come una vittima, ma raccontato come qualcuno che sopravvive alla violenza, che si ribella alla violenza e che la trasforma in qualcosa di positivo, di attivo, anche per tutte le persone che sono attorno a sé. Quindi lascio la parola a Carlotta, vi ringrazio tutte e tutti per essere venuti qui e proviamo a dibattere insieme di questi temi. Io spero che ci sia anche il tempo, il modo e lo spazio per fare una bella discussione su questo. Quindi ancora grazie Carlotta e grazie a tutti voi. Partiamo malissimo perché io mi sono già commossa, non potevo scegliere posto migliore e anche persona migliore con cui dividere. Sono letteralmente commossa. Ho aspettato 4 mesi per avere una presentazione di questo testo che fosse degna, non di me per niente, ma di quello che è la violenza di genere, ovvero una situazione collettiva.
Sei stata anche l'unica che è riuscita subito a capire il perché del titolo, quindi perché non è sfortuna, che è qualcosa di più che una rete, che è appunto qualcosa di, che ha un impatto culturale e che ci tocca tutto e tutti in modo differente. Sono molto felice di essere qua in questo posto e vi invito dopo davvero a fare un giro a vedere le numerosissime attività che l'ex OPG svolge quotidianamente sul territorio e la struttura in cui siamo, perché è emblematica anche di un sistema che ha cercato per anni e cerca ancora di occultare, nascondere o relegare appunto in termini di piccole celle le persone che fanno parte di categorie che si chiamano marginalizzate e che invece fanno parte della nostra società. Io sono molto felice di poter dibattere qua con voi e con Viola, perché la violenza di genere in questo libro non è sulla mia storia, lo dico subito nella prima pagina, non parla di me. Io sì sono una survivor, ma questo è un pretesto. Io detesto l'attivismo che viene fatto per autoassoluzione delle proprie colpe. No, l'attivismo serve a far capire che la propria esperienza non è isolata, ma è sistemica, e serve quindi a scardinare qualcosa che collega tutte le persone. Sono molto felice di farlo qua perché appunto ci sono tantissimi temi di cui possiamo trattare insieme e possiamo approfondire, e che spesso non vengono neanche molto inquadrati. Per esempio, io mi sono ritrovata in questi mesi a fare un tour molto grande, toccando trasversalmente situazioni molto lontane tra di loro, da festival culturali, letterari, a situazioni di scuole, librerie indipendenti o collettivi, associazioni. E poche volte parliamo per esempio di una situazione che mi piacerebbe affrontare con una persona che è più che preparata sul tema, che è quella della violenza economica, che è una delle forme di violenza. Io parto subito così a gamba tesa, perché sicuramente quando parliamo di violenza di genere noi parliamo di una sovrastruttura culturale che tocca a tutte le persone che nascono all'interno di una società patriarcale. La società patriarcale, ve la faccio breve, viene sorretta da degli stereotipi di genere. Gli stereotipi sono un insieme di regole pensate per semplificare al meglio, si pensa, si presuppone, la realtà che ci circonda. In realtà gli stereotipi sono assolutamente imprecisi, perché non tengono di conto né dell'individualità del singolo, né dell'evoluzione della società, né della trasversalità di tutte le categorie che compongono questa società. Quindi all'interno della società patriarcale è normale che si sviluppi la violenza di genere, per questo che questo testo si chiama maledetta sfortuna. Sfortuna infatti cos'è? La sfortuna è io che esco per strada e camminando mi cade il famoso vaso di fiori in testa e ci resto secca. Cazzo, quella è sfortuna, sono morta per un fatto sfortunato. Ma se tutta la società mi predispone delle armi sul tavolo e le dà in mano a chi può essere un potenziale carnefice, allora quella non è più sfortuna. Se io ho tutti i presupposti affinché ci siano queste cose, ci sia la nascita della violenza, è qualcosa di reiterato, è qualcosa a cui io sono predestinata e quindi è maledetta. La maledizione è qualcosa a cui tu sei predestinata. E in questo caso questa cosa nasce da appunto la società di stampo patriarcale, poi appunto ci rilasciamo anche a tutta una società capitalista che sicuramente influisce in modo terribile in quello che è l'indipendenza anche dei soggetti, delle categorie marginalizzate. La violenza di genere è sempre raccontata in questo modo appunto sfortunato, no? Quando ti succede qualcosa, quando sei vittima di qualsiasi manifestazione di violenza di genere, che sia il catcalling, che sia la condivisione non consensuale di materiale intimo, che sia la violenza sessuale o una forma di violenza economica o violenza domestica, fino al femminicidio, viene dipinta dalla società e dai media come poverina. Poverina, ovvero è un caso sfortunato, è capitato solo a lei, viene raccontato tutto il sottobosco della situazione individuale per far capire che alle persone per bene, e questo termine è fondamentale, alle persone per bene certe cose non capitano, alle donne per bene, se parliamo di violenza di genere in senso prettamente binario del termine, queste cose non capitano. Ecco, questo è fondamentale, perché la violenza di genere va avanti per un altro costrutto, che è quello dell'omertà. L'omertà è il più grande cibo, nutrimento della struttura patriarcale. Più uno sta zitto, più uno pensa che questo sia un caso sfortunato,
e più nessuno si adopererà per risolverlo. Ecco, quello che io vorrei fare un po' stasera è cercare di mettere dei punti, mettere insieme a voi delle basi di discussione per capire quali possono essere le attivazioni che possiamo fare o piuttosto richiedere, perché noi pensiamo sempre di poter fare tantissime cose, ma noi dobbiamo anche richiedere, perché è giusto che sia così, noi dobbiamo chiedere delle cose che vengano fatte a tutela di tutte le persone esposte a violenza. E voglio parlare appunto con voi e insieme a Viola di non di questo libro, ma dei temi che questo libro tratta. Non voglio la presunzione di essere un bignami della violenza di genere, assolutamente, però ecco, vorrei partire da questo, che è un bignamino, dai. Allora, visto che mi hai dato l'assist, io partirei proprio da questo tema della violenza economica. Perché? Perché secondo me c'è un grande non detto. Noi ci interroghiamo molto sul modo in cui funziona lo stereotipo, quindi sul modo in cui funziona l'assoggettamento dal punto di vista simbolico, delle rappresentazioni. Ci interroghiamo, a volte un po' meno, sulle ragioni per cui lo stereotipo viene messo in campo. Allora, o noi pensiamo che c'è un mega mostro cattivo che a un certo punto decide che dobbiamo creare degli stereotipi perché qualcuno deve stare sotto e qualcuno deve stare sopra, e evidentemente, insomma, non può essere così se non nei fumetti, oppure ci dobbiamo fare delle altre domande e chiederci qual è sostanzialmente la funzione, a chi giova, a chi serve che le donne possano essere sottomesse, inferiorizzate. Perché non è soltanto il gusto dell'inferiorizzazione, a volte la leggiamo come un qualcosa di sadico, probabilmente ci sarà anche quello in alcuni casi, ma sono casi individuali. Però visto che noi stiamo parlando di violenza sistemica, quindi di un meccanismo complessivo che pervade tutta la società, perché il patriarcato, e tu lo spieghi nel tuo libro, perché in qualche modo la violenza economica è così centrale? Perché la sottomissione anche simbolica delle donne, quindi il fatto che vengano rappresentate in un determinato modo, ha una funzione che è una funzione di carattere sociale, di carattere economico. Ti chiedo di partire da questo, non perché sia il punto principale del testo, ma perché forse è la cosa di cui tendiamo a parlare meno, perché ci concentriamo molto di più sul tema della rappresentazione. E poi arriviamo quando ci danno il bonus libertà, lo chiamano adesso, pensiamo che sia una manna dal cielo, no? Bravi, grazie che ci date 400 euro al mese in cui non ci pago neanche un affitto. Però partiamo da un passo indietro. Non esiste il mostro degli stereotipi, tipo il mostro degli ormoni di sex education, parlandoci, non esiste il mondo degli stereotipi. Gli stereotipi di genere sono funzionali al mantenimento di quella che è la società prettamente capitalista, patriarcale, che poteva funzionare negli anni 50, nell'immediato dopoguerra. Qualcuno ha pensato, minchia, noi adesso ci siamo presi i posti di potere, le prime aziende, il primo avamposto, no? Di questa nuova società che è molto forte, però deve essere sicuramente maschile. La figura femminile storicamente, non sempre, però storicamente nel mondo occidentale, è sempre stata relegata all'ancella del focolare, alla donna di casa, a quella che letteralmente oggi diremmo svolge il lavoro di cura e domestico che non sono retribuiti. Ecco, tutto questo permanere di questo stereotipo, ovvero di donna angelo del focolare, ha portato nella società una praticità disarmante, che è quella per cui le donne a parità di colloquio di lavoro non riceveranno la stessa contrattualizzazione di un uomo. Perché? Perché se pensiamo che la prima domanda che ci fanno quando andiamo a fare un colloquio è: signorina, lei ha intenzione di rimanere incinta nel prossimo anno o nella durata del contratto che le sto proponendo? Vuol dire che il nostro lavoro, sicuramente il nostro contratto, verrà meno o diventerà opinabile rispetto alla nostra funzione di madre, al nostro utero. Per questo motivo, visto che il lavoro di cura anche, o il lavoro domestico, quindi il rimanere letteralmente a casa per più tempo, spetta secondo la società alle donne, i contratti che la donna riceve proposti sono tendenzialmente a tempo determinato, part time, quasi mai full time, e in base alla risposta che si dà in questo famoso colloquio, signorina, lei vuole avere figli o meno, cambierà l'esito del colloquio stesso. Quindi se tu dici sì, si possono aprire un ventaglio di opzioni che tendono verso il no, non l'assumiamo, non stiamo cercando lei, magari riprovi la prossima volta o dopo che ha avuto un figlio che non è più in età scolare. Quindi capiamo anche
che la società proprio dalla base, quindi l'accessibilità al lavoro, non è bilanciata, è sbilanciata verso ovviamente il genere femminile. Questo si ritrova anche appunto poi nel famoso lessico che noi abbiniamo ai lavori, è tutto molto interconnesso. Perché noi adesso ci stupiamo che le chiamiamo ministre, assessore, avvocate? Perché non siamo state abituate per secoli, forse mai, ad avere donne in quelle posizioni, perché erano lavori ad accessibilità prettamente maschile. Quindi il femminile singolare, come spiega benissimo Garageno nel suo libro Femminili singolari, che io consiglio, straconsiglio sempre, il femminile era inutile, perché la donna non era proprio prevista. Quindi un mondo del lavoro, in una società che ancora nel mondo del lavoro non prevede la presenza di donne, o quantomeno l'accessibilità al mondo del lavoro è problematica o limitata rispetto appunto a quella maschile, noi abbiamo quella che si chiama potenzialmente violenza economica, perché se io guadagno meno e devo essere dipendente da qualcun altro all'interno del mio nucleo familiare, vuol dire che io sono soggetta a qualcuno, vuol dire che quella è violenza. Se nessuno all'interno dello Stato mi permette, o della società, mi permette di poter essere realmente indipendente, se io non riesco a trovare uno sbocco lavorativo, se io non ho accessibilità alle politiche del lavoro, al lavoro stesso, vuol dire che io sto soffrendo di violenza economica. E la prima violenza economica è quella statale. Poi questo schema si propone preciso paro paro all'interno del nucleo familiare. Nella violenza domestica si ripropone esattamente quello schema: se tu donna hai un figlio, o se io ho degli istinti di possessività di stampo patriarcale, io non vorrò che tu vada al lavoro, perché a te ci penso io. E il controllo monetario è la prima forma per cui le donne rimangono e permangono all'interno del circuito di violenza sviluppata dai propri partner. Mi fa sempre molta tenerezza, appunto, per ricollegarci a questa cosa del bonus libertà, che sì, potrebbe essere un'idea incredibile, purtroppo è inapplicabile. I criteri per cui questo bonus può diventare effettivo sono talmente assurdi che solo 16 su 425 donne che l'hanno richiesto possono accedervi, quindi belle, brave, ne avete salvate 16, grande applauso. E poi con 400 euro, che è il bonus massimo che una donna può percepire, ecco, pagateci un affitto. Diciamo che quindi la violenza economica in tutto questo si instaura all'interno di un ambiente capitalista in cui niente è favorevole alle categorie marginalizzate o al singolo in sé, perché un affitto a 400 euro chi ce l'ha? Cosa posso comprare con 400 euro nella mia libertà? E purtroppo che cosa succede? Succede che in un momento di fuoriuscita dal circuito della violenza, il primo ostacolo che una donna trova è proprio quello economico. Tante donne, dopo il primo colloquio nei centri antiviolenza, tornano indietro a casa del loro carnefice, perché preferiscono sapere che comunque avranno un tetto sopra la testa che avere il dubbio di non averlo più. Quindi all'interno di una società che non è in grado di accoglierti, loro scelgono per forza di cose il tetto per loro, per i loro figli, per loro stesse, per loro e la loro famiglia, che spesso appunto viene portata via. Ecco, la violenza economica è sicuramente sistemica ed è sicuramente di impianto anche statale. Lo Stato non riconosce una parità di genere e soprattutto nel lavoro, e che permetta quindi di indipendenza. Sì, io mi permetto di aggiungere anche questo, che noi questo meccanismo l'abbiamo visto in funzione tutti in maniera lampante durante il lockdown, quando nessuno si è posto il problema di perché i servizi sociali, già di per sé ridotti all'osso, smantellati e così via, se non lo fossero, la gente prima parlava del fatto che qua c'è l'ambulatorio. Noi quando abbiamo aperto l'ambulatorio io ero sconvolta dal fatto che ci venisse qualcuno, perché io mi aspettavo, lo dico sinceramente, abito a Napoli da 40 anni, non è che non conosca la città o i suoi problemi, ma mi aspettavo che le persone normali, mi si passi il termine tra virgolette, non avessero bisogno di questo, che le donne normali non avessero bisogno di questo. Mi aspettavo che ne avessero bisogno donne senza fissa dimora, donne straniere appena arrivate in Italia e quindi senza nessuna rete di protezione. Quando ci accorgiamo che non è così, è già per noi, che, come dire, forse siamo anche leggermente più avvertiti di altri rispetto a certe tematiche, una doccia fredda. Allora il punto è,
che durante il lockdown, tornando al discorso che provo a fare prima, noi ci appoggiamo di nuovo a Sarah Punt, e cioè di come appunto lo stereotipo, il meccanismo dell'inferiorizzazione simbolica, abbia a che fare con un risparmio materiale. Io posso smantellare lo stato sociale se ho dei soggetti che ho culturalmente educato a svolgere un lavoro gratuito che va a compensare quei buchi che non copro io, che non copro io come collettività, che non copro io come istituzione politica, che non copro io come Stato. Se io non avessi educato quei soggetti a dispensarmi per centinaia di anni quel lavoro gratuito, probabilmente non sarebbe stato così semplice dire ok, i figli ve li tenete voi a casa adesso che le scuole sono chiuse. Questo viene da una lunga abitudine di esproprio del lavoro di qualcuno. Non è qualcosa che, come dire, si sono inventati nel 2020, perché non avrebbe funzionato. Eppure, e io a questo tengo molto, perché anche questo è un elemento della storicità della sottomissione, è qualcosa che è molto presente nel tuo libro, e io ci tengo molto a sottolinearlo, non è sempre stato così. Non è sempre stato così. La famiglia per come noi la conosciamo, il meccanismo dell'esproprio del lavoro di cura per come noi lo conosciamo, il meccanismo della subalternità economica, non è sempre stato così. È qualcosa di relativamente moderno, di relativamente recente. Basta leggere un qualsiasi libro di storia di genere per accorgersi che è la rivoluzione industriale che costruisce questo. E perché è importante dire che non è stato sempre così? Perché significa che non dovrà essere sempre così, che non è un destino, che è una roba che dipende da noi, è una faccenda che dipende da noi. E io su questo ti voglio fare una domanda, però un po' provocatoria, se no ci facciamo troppi complimenti. Tu prima parlavi giustamente a proposito della questione delle professioni, del declinare al femminile, alcune professioni, dicevi giustamente, prima il problema non ce lo ponevamo perché tanto l'avvocata non c'era, quindi non è che ci dovevamo porre il problema di come chiamarlo questo avvocato femmina, non esisteva il problema. La domanda che io ti faccio, perché penso che sia un tema molto complicato, molto scivoloso, anzi sono due. La prima, c'è un rischio di sopravvalutazione di questo tema del linguaggio? Cioè di concentrarsi su questo tema del linguaggio che è premessa per me sacrosanto, quindi parto da questo presupposto, ma che in qualche modo questa declinazione che è più soft, più semplice anche da abbracciare della questione di genere possa coprire quella invece che è legata per esempio alla violenza economica. E l'altro tema, corriamo il rischio di pensare, e questa mentre sulla prima è una domanda bella, cioè, nel senso, la seconda invece meno, insomma, da parte mia, però lo ammetto così con sincerità. Io ho paura che noi corriamo il rischio di pensare che ci possiamo liberare soltanto attraverso l'emancipazione economica, il che è fondamentale, ma rischia di farci pensare che acquisire delle posizioni di potere sia l'unica strada, come imprenditrici, come donne che rivestono incarichi politici, eccetera, sia l'unica strada di emancipazione, che invece finisce per essere individuale così e non collettiva. E secondo me questo è un tema importante. E secondo me è centrale, parto dalla seconda infatti. Infatti nel libro a un certo punto io spiego che questa cosa del linguaggio in realtà si riflette anche in alcuni termini che non hanno il maschile. Per esempio il maestro, la figura del maestro. Quando tu dici maestro, è il maestro Ermanno Olmi, non è il maestro delle scuole elementari. Il lavoro della maestra, per esempio, è un lavoro che non vuole essere fatto al maschile, quindi c'è anche un grande classismo in tutto quello che è il mondo dell'accessibilità. Io ho fatto gli esempi delle avvocate, delle magistrate, delle assessore, perché prima evidentemente non se n'era accorto nessuno, ma le infermiere sono a maggioranza donne, le maestre sono a maggioranza donne, perché gli uomini non vogliono fare i lavori che sono ritenuti di cura. Perché cosa fa un'infermiera? Fa quello che fa una donna in casa verso la popolazione anziana della società cura. Cosa fa una maestra? Fa quello che fa la donna a casa. Quindi di nuovo il classismo lo ritrovi pienamente, e sicuramente l'empowerment o quella cazzata del solo noi dobbiamo diventare tutti imprenditrici di noi stessi non comprende. Cosa sto facendo? Non comprende la parte maggiore della società. La parte anche statale della società, le donne in situazioni anche in qualsiasi campo lavorativo, hai delle professioni che gli uomini non vogliono fare, che saranno alle donne, uomini delle pulizie, le abbiamo mai visti? Imprese di pulizia maschile? Poche.
Quindi ci sono proprio dei settori che a livello classista sono pensati per le donne, delle professioni pubbliche. Partire settorialmente non serve assolutamente a niente, bisogna ampliare. Il problema è che adesso se ne sono accorti anche i cani altri, perché purtroppo funziona così, finché non tocca loro se ne fregano un po', no? Poi iniziano a vedere che la targhetta sulla porta, assessora, fa anche dei click delle visualizzazioni, fa notizia, gli diamo uno spazio sui giornali, può diventare un dibattito che le porta sicuramente un sacco di benefit. Ecco, questo è un po' triste, perché mi stai tagliando fuori tutta una fascia di persone, da cui poi parte anche la lotta alla violenza di genere, da cui partono le lotte delle comunità e delle categorie marginalizzate, che sono sempre state invisibilizzate, poi arrivano nei punti più alti e allora diventano mainstream. E anche questo penso che sia figlio del capitalismo, finché puoi fare click, finché mi diventa appetibile, finché lo posso vendere dalle pagine dei giornali o dal mio social media in cui faccio l'imprenditrice di me stessa, allora sì, resta però all'interno dello stesso sistema che non scardina niente, una su mille ce la fa. Il duro lavoro ti porterà a essere indipendente? No, io non voglio che il duro lavoro mi porti a essere indipendente, io voglio che il lavoro sia garantito a prescindere che nessuna persona resti invischiata in qualsiasi tipologia di violenza, in qualsiasi fascia della società, anche perché la violenza di genere è terribilmente trasversale. Se noi continuiamo a pensare che solo i soldi ti porteranno fuori dalla violenza di genere, stiamo raccontando un'ennesima bugia. Un'ennesima grandissima bugia. Se l'indipendenza economica fosse l'unico criterio per annullare la violenza di genere, allora vivremmo nel mondo dei mini pony. Purtroppo ci sono in tutte le classi sociali le violenze, e anzi, più ce la raccontiamo così, e poi più paradossalmente ai famosi piani alti non riconosceranno mai la violenza di genere quando la vedranno sotto i loro occhi. La faranno passare liscia, la faranno passare come qualcosa a cui sottostare, perché se tu vuoi il potere, la vetta, devi starci. E anzi, paradossalmente, più sei in alto e più sei assuefatto alla violenza. Io penso che ci si stia barricando di nuovo nei personalismi, che è quello che dicevo prima. La mia storia non è influente, così come la storia della singola avvocata non può essere influente. Noi non possiamo guardare al singolo, dobbiamo sempre fare un passo indietro e guardare al sistema. Perché se noi cerchiamo di educare uno per uno a dire guarda questa avvocata, bisogna di più spazio, questa maestra, non guardiamo comunque al sistema. Dobbiamo fare un passo indietro, riconoscere qual è il problema, capire le situazioni, capire come poter agire in quanto collettività. Perché se no sicuramente qualcuno rimane indietro e sicuramente i bonus li avranno solo quelle persone che possono avere voce per parlare. È ovvio che le avvocate, le magistrate, le assessore possano fare più rumore, perché hanno i mezzi per fare più rumore, ma c'è una stragrande maggioranza della popolazione che questi mezzi non li ha e che spesso non può neanche riconoscere quello a cui il sistema li sta sottoponendo. E questo è uno dei grandi vasi di Pandora, da dove dovremmo iniziare? Probabilmente dalle scuole materne, probabilmente rivoluzionando tantissime cose a tappeto. Per quanto riguarda il linguaggio, anche il linguaggio è funzionale a questa distrazione. Noi ci stiamo distraendo? Sì, la risposta è sì. Guarda i giornali, io ho iniziato a vedere questa cosa, da più o meno il DDL Zan, grande spartiacque, tutti con le mani, con la mano scritta DDL Zan. Poi tra l'altro era una goccia nell'oceano, cioè non è che stavamo parlando di grande rivoluzione, però era comunque importante riconoscerlo. Sì, è importante lavorare sulle parole, ma se le parole vengono strumentalizzate poi anche all'incontrario, mi diventano l'unico argomento di discussione che io posso portare sui giornali, nei media, hanno preso tutto le parole. Lo Shoah ha preso tutto lo spazio che c'era. Ha preso il dibattito, ha preso lo spazio del dibattito sul bonus libertà, sui licenziamenti post-Covid, ha preso tutto lo spazio delle battaglie sociali che in realtà dovevano avere lo spazio sui giornali. Noi stiamo parlando di linguaggio, stiamo parlando di SLAR, quando di SLAR parliamo da 100 anni, e in questo momento diventa anche funzionale occupare tutto lo spazio con quello, perché come la chiamano gli americani, il flavor of the week, il sapore della settimana, la novità della settimana. E parlarne permette un'ennesima distrazione da quello che è il problema sistemico. È ovvio che se il linguaggio cambia, allora noi stiamo facendo attenzione dei problemi sociali,
Ma se il problema alla base non cambia, io posso anche vietarti di dire puttana quando vedi una donna. Però se non capisci perché tutta la società mi continua a far capire che tu la vuoi chiamare puttana e se mi continui a sottopagare o a escludere dalla vita lavorativa e decisionale. C'è cioè, Nardella, il sindaco di Firenze, mano renziana terrificantemente viscida, 2 settimane fa che sul palco del Teatro Puccini diceva che io sono molto fiero che adesso in Parlamento abbiamo ben il 36% di donne, i miei coglioni, perché questa è la parità? Cioè davvero stiamo arrivando a pensare che il dibattito sul numero o la parola giusta mi possa distrarre così tanto? Per quello che io vedo però dai media sì, sui giornali purtroppo io sono finita in questo giro di schiaffi presa mira dai conservatori e conservatrici tra l'altro di primo ordine, tipo Guglia Soncini, Manuel Peruzzo, Davide Piacenza, tutta una serie di persone che non vorresti mai vedere ma manco da morto, e, che sui giornali fanno una bellissima squadra, una roccaforte, perché hanno capito come fare le solite più visualizzazioni. Non penso a parlare dei diritti, non penso a parlare, a contrapporre delle idee politiche, penso a attaccarmi al linguaggio, perché ormai è diventato uno spauracchio. Quindi tu non mi fai dire questo, allora io lo scrivo nel mio editoriale, vediamo chi mi risponde. Con Zero Calcare si è aperto il cielo, con Michele si è aperto il cielo. È partito questo dibattito infinito di 3 settimane sui giornali su parole che puoi dire, parole che non puoi dire e il perché, e il romanesco che non si capiva, e gli slur contro la comunità sinti, e nessuno andava a fondo della situazione, nessuno comprendeva quale fosse il dibattito reale e sociale su queste precise categorie marginalizzate. È stato un dibattito sul nulla, il dibattito sociale si è appiattito a livello del gossip. Quindi io mi chiedo spesso, e anche qua te la faccio proprio come domanda provocatoria, cioè davvero, se ho paura che stiamo arrivando a parlare del nulla. È anche un momento, secondo me, in cui dovremmo, a livello di movimento femminista, transfemminista, metterci e dire, ma noi stiamo davvero andando nella direzione giusta? Perché secondo me, in questo modo, con questi mezzi, forse no. Davvero stiamo pensando di circondarci di... È terribile, però c'è questa roba della suscettibilità, che la dice Guglia Soncini, che è la mia nemesi. La suscettibilità ci sta fottendo. Stiamo perdendo tantissimo tempo a cercare di autoassolverci, perché una volta abbiamo chiamato puttana una tipa per strada, o 10 anni fa abbiamo detto, non lo so, troia tua madre, che non stiamo più pensando al sistema. Stiamo entrando nell'autoassoluzione, io credo. E forse di nuovo un grande problema. Questo è stato un flusso di coscienza lunghissimo. Se mi avete seguito, cioè, vi do un numero di un analista. La cosa, no? Cioè come se fosse un gioco di scatole cinesi che devi stare lì a incastrare, capire qual è la parola che in questa settimana si parla, se usare o no quella parola lì, la possiamo usare o non la possiamo usare. Ma sai, non lo puoi dire perché io una volta un cazzo, tu non lo puoi dire perché c'è un sistema che mi garantisce questo, allora parti, parla del sistema. Cioè, tu non puoi dire perché io. Tu non puoi dire perché io cosa? Allora, faccia di merda e muro di gomma. Cioè, è il livello del dibattito pubblico adesso? Sì, così come anche la ricerca, no, dello scandalo di qualcuno che 8 anni fa ha detto, una volta ha detto a uno che una qualsiasi offesa di carattere sessista, razzista, eccetera, eccetera, non che non sia grave la cosa, ma insomma invalidare qualsiasi tipo di discorso. Cioè, 8 anni fa io facevo anche, non lo so, delle cose deprecabili e uso di droghe che scendevo le scale lì indietro come il ragazzo dell'esorcista, ma ci mancherebbe Dio, le persone cambiano, non siamo dei muri. Cioè, le persone più che altro non è che cambiano, evolvono. Impariamo ed assimiliamo tramite l'ascolto, tramite la partecipazione, tramite il confronto. E il confronto non c'è. Anche il paradosso è che io mi trovo, io non è che penso di avercela d'oro e gli altri di merda, per carità di Dio, scusate, ormai vado proprio senza francesismi, però è quel discorso lì. Io non posso parlare per me stessa, io vorrei che da un caso particolare, vedi Palombelli, tu possa essere in grado di riportarlo al sistemico, perché se no è solo cancellare la Palombelli. E questa roba, ritorno sempre lì per la mia monomania, è la teoria del carnefice di
Nicola La Gioia, perché abbiamo così paura delle persone come Palombelli? Perché persone come Palombelli potremmo essere noi, non come Palombelli, perché lei è una pariolina, una stronza, però ci siamo capiti, chiunque per... abbiamo paura e il nostro input primario è: dobbiamo liberarci del senso di colpa castigando, senza comprendere il substrato, senza capire la matrice, senza riportare a sistema, ma solo a caso peculiare. Il caso peculiare può essere un grandissimo input per capire il generale, però non c'è più lo sfogo, scusa. Io ecco, leggo sempre per andare a scavare, no? in questa storia. Secondo me ci sono due punti critici, no? Nel discorso. Nel discorso che tu facevi. Due punti critici che non vuol dire che non sia d'accordo, però che secondo me meritano approfondimento. Il primo riguarda la trasversalità della violenza di genere in rapporto invece al classismo, quello di cui tu parlavi prima. E il secondo è il tema dell'educazione. Perché se lette superficialmente queste due questioni possono apparire molto contraddittorie. Cioè, come fai a dire che il sessismo è questione di classe, è questione sistemica, ha a che fare con lo sfruttamento, ha a che fare con la subordinazione economica, se poi mi dici che in realtà di sessismo muore o patisce anche la più ricca, inserita e egemonica di tutte? In realtà è una contraddizione apparente. Io la voglio far esplodere questa cosa, la voglio sottolineare, perché altrimenti rischiamo, come dire, di essere poi facile preda di questo tipo di attacchi, no? E schiacciare tutto o su un livello o su un altro. Quindi o tu sei una povera, sfruttata, emarginata, senza documenti, con tutti gli stigmi possibili e immaginabili addosso, e allora incarni per eccellenza lo stereotipo appunto del subalterno, perché ce l'hai tutte con te, e la disabilità e lo stigma etnico ce l'hai tutte, oppure automaticamente non incarnando quel tipo di livello, allora puoi dire che ok, non ti riguarda, non puoi parlare, non sei abilitato a parlare. Secondo me questo tipo di discorso è un discorso complesso, e noi della complessità non dobbiamo spaventarci, perché per quanto riguarda le questioni di genere non si scappa, non riesce a farlo in maniera, tenendo fuori la complessità. Il classismo per me è al centro del patriarcato, è al centro delle questioni di genere, perché la sottomissione delle donne è una sottomissione funzionale a espropriare il loro lavoro, a renderle sottomesse, a renderle corpo, a impossessarsi del loro corpo a 360 gradi e anche della loro fatica a 360 gradi, perché se mi puoi pagare di meno e io tutto sommato questa cosa me la butto giù, è perché mi hai insegnato che me la devo buttare giù. Se mi puoi mettere in part time per prima o licenziarmi per prima e tutto sommato ci sta, perché tanto è il mio marito che deve portare i soldi a casa, come dire, me la metto via più facilmente in teoria, perché sono stata educata a questo. Il punto è che questi due livelli, il livello culturale che riguarda tutte e il livello materiale che riguarda soltanto alcune, si intrecciano, e secondo me questo non dobbiamo avere paura di dirlo, perché soltanto se li teniamo insieme poi non cadiamo in contraddizione. E questo è poi qui di arrivo alla domanda. Tu a un certo punto, ed è il lavoro che tu fai, è il lavoro che fai andando nelle scuole, è il lavoro che tu fai in divulgazione, eccetera, parli della centralità dell'educazione. Cosa può fare l'educazione a fronte di un problema che è sistemico? Qual è il pezzo che noi possiamo fare tramite l'educazione e qual è il pezzo che manca? Se c'è un pezzo che manca, secondo me sì, ma casomai secondo me no, quindi te la faccio proprio come domanda. Ora come ora il sistema educativo, scolastico e anche dei fonti secondarie, quindi sono anche libri di testo, che è tutto da riformare, cioè bruciare tutto e ricominciare. Noi siamo ancora fermi a una riforma per lingua anche della fine anni 70, cioè siamo veramente agi, come direbbero quei fighi. Non c'è nessun input nel Ministero della Pubblica Istruzione, così come quello delle pari opportunità, non giriamoci intorno, cioè abbiamo un ministero dedicato, ma che probabilmente fa più il mio di dominio nel sonno. Il problema è che ci sono tante cose da fare, ma sono così tante che non merita neanche sanare. Dovremmo ripensare a qualcosa, un sistema nuovo dalle fondamenta, che parta in primis
da spese che lo Stato non vuole sostenere, cambiare o aumentare, ampliare il corpo docenti, mettere delle nuove figure, fare dei corsi di aggiornamento, la figura di un counselor che ormai in tanti campus e scuole europee e straniere sono fondamentali, ma noi non riteniamo necessaria la salute mentale, uno stigma. E ci sono i libri da riformulare, faccio una parte nel libro che è tutta sui stereotipi che permangono dai testi delle materne. La mamma cosa fa? La mamma splende, no, non credo, quella è il sole. La mamma guida la macchina, non credo, quella è il papà. La mamma stira, ancora noi siamo su quelli. Abbiamo degli stereotipi razzisti all'interno dei libri delle elementari, abbiamo degli stereotipi completamente radicati nella nostra storia, ma oltre quello noi dovremmo iniziare a pensare a una scuola che è sicuramente diversa. Sai, per scuola diversa, io sempre per rimanere attuale al periodo pandemico in cui siamo, una scuola diversa, io perché io penso che non si possa parlare di riformare una scuola, ma bisogna proprio crearne una nuova, perché per esempio la scuola che abbiamo adesso è quella che in pandemia si è dimenticata dei bambini che la TAD non la potevano fare, che la TAD non c'aveva un'accessibilità, che non avevano accesso a una strumentazione o a una connessione, o non potevano spostarsi, o non potevano avere a disposizione l'educazione che è obbligatoria, che dovrebbe essere garantita. Se noi già pensiamo che il bambino sia un bambino, un tipo di bambino, in che sistema vogliamo operare? Però se vogliamo ragionare per assurdo, dovremmo ragionare nel cercare di decostruire stereotipi, aprire sicuramente a nuove figure, a fare di attività ministeriali, piani dell'offerta formativa che includano educazione al consenso, educazione alla parità, educazione sessuale per quelli più grandi, per studenti e studentesse più grandi, sicuramente educazione civica che è completamente assente. Io mi fumavo le canne in cortile quando c'era l'educazione civica. Quindi nel senso, noi viviamo ancora un sistema scolastico che premia chi ce la fa e chi può accedere, e che non ti dà modo di ragionare sul sistema in cui sei inserito, non ti dà neanche modo di ragionare su chi per quella scuola tu dovresti essere. Non lo so, io vedo tanta poca speranza. Io vengo da una famiglia di insegnanti, mia mamma e mio papà, che per anni i sindacati si sono battuti per cercare di avere un minimo di tutela anche per, non lo so, una parte di studenti e studentesse che non venivano minimamente considerati nei piani dell'offerta formativa, che non venivano accompagnati all'interno di un avviamento alla professione, che non venivano educati all'empatia, alla parità di genere. È complesso. Sì, l'educazione, io lo dico sempre, dovremmo partire da lì, dalla cultura, ma la cultura per come è adesso è veramente compromessa. Il sistema che abbraccia questa cultura è completamente fallace in mille punti. Dovremmo ripartire da zero, quantomeno dovremmo aprire dei dibattiti e delle discussioni in luoghi parlamentari, che invece quando parli del Ministero della Pubblica Istruzione lo so subito già che cravatta, perché no, sai, la riforma per lingua è il Ministero della Pubblica Istruzione, la didattica a distanza. Ancora siamo anni e anni luce da quello che vedremmo. E purtroppo ho ben poca speranza che succeda qualcosa di buono, anche nonostante tutte le pressioni che possiamo fare. Sicuramente sì, l'educazione sarebbe fondamentale, fonti primarie la scuola, fonti secondarie sono i media, quindi se da una parte va male, dall'altra va peggio. Il pezzetto che secondo me manca in tutto questo, e questa era la cosa che ti volevo appunto chiedere, è: immaginiamo un mondo ideale in cui la scuola l'abbiamo riformata, sì, e in cui siamo in grado di trasmettere dei contenuti che siano dei contenuti non discriminanti, in cui c'è una valorizzazione dell'individuo nella sua specificità, nelle sue caratteristiche singolari e così via. Ma se poi, come dire, l'elemento sistemico, l'elemento della produzione, l'elemento dello sfruttamento, dell'assoggettamento, rimane esattamente com'è, noi possiamo parlare benissimo, è il problema, che poi non cambia un cazzo. Allora, il punto è che secondo me è un po' lì il punto su cui
probabilmente tu prima parlavi del movimento femminista in senso ampio, su cosa ci si dovrebbe interrogare e su quali sono le trappole nelle quali non cadere. Tu riporti una frase che è uno slogan molto bello che ho spesso visto alle manifestazioni anche di Non Una di Meno, ma non soltanto, che è appunto quello di non proteggere le proprie figlie, ma di educare i propri figli. No, rivolgiamoci anche all'elemento dell'educazione. Certo. Ma il problema non è soltanto educare, è anche un po', e questo qui mi prendo la responsabilità, cioè nel senso non è che lo decido di quello, è anche un po' di bastonare questi figli, cioè nel senso non quando sono piccoli, è quando sono grandi. Perché sottoscrivo. Ci deve essere anche un elemento, come dire, di conflitto aperto. Non certo. Può essere soltanto un elemento, come dire, di convincimento, di educazione. Si tratta di riprenderci degli spazi che sono gli spazi di lotta, di conflitto, di libertà, altrimenti rischiamo di parlare molto bene, secondo me, certo, di accogliere l'altro molto bene, ma se le strutture di potere rimangono immutate, rischiamo che di non aver fatto nulla, di esserci trasformati in una società molto più paradossalmente corretta, no? La trappola di cui parlavi tu prima, ma non più giusta, non più equa, non più solidale. Si parla infatti di fonte primaria e secondaria. Se la fonte primaria, che è quella della scuola insieme alla famiglia, rimane invariata, diventa paradossalmente progressista, ma tutto il resto che rimane invariato, tu non cambi, perché sei inserito all'interno di un sistema che, nonostante i tuoi genitori ti dicano che la donna non la devi chiamare troia, alla fine ti relegherà a accessorio della società lavorativa o all'interno anche proprio del sistema mediatico di rappresentazione, qualsiasi step. Io trovo sicuramente necessario non solo il dibattito ma anche lo scontro. Tra l'altro, su quella frase protect your daughter, dicevano educate your son, diciamo noi, c'è anche una roba da fare, un approfondimento che voglio fare. È stata ripresa da una parte più conservatrice della società dicendo: ah, vedi, anche voi progressisti femministe responsabilizzate le madri. No, testa di cazzo, io responsabilizzo il sistema, è il sistema che deve insegnare agli uomini che non si fa, è lo scontro che deve nascere, è il dibattito che deve nascere. Oggi è forse una delle prime date in cui vedo una partecipazione maschile attiva, che forse infatti si riprende non più in quegli ambienti che sono diventati spauracchio di questo perbenismo, quello che è molto... No, ma non li costringiamo però, quindi non ti illudere. Ah, ok, no, ecco. cioè, quelli che vedi, guarda, io non lo so, alcuni non li conosco, ma quelli che conosco sono costretti, quindi non... cioè, se no poi non possono più entrare. Infatti, la critica dopo è l'umiliazione pubblica del maschio. Ma noi la facciamo ogni lunedì, se volete venire alle 20. E il problema è che anche questa paradossale visibilità, cioè tu pensi che io non sappia di essere perfettamente lo strumento di un sistema che in questo momento non solo ha un gruppo Rizzoli ma uno in Audi, ciao lavoro, ha un gruppo che paradossalmente può essere Jedi quando mi fanno le cazzo di interviste sulla stampa e poi il giorno dopo fanno con un articolo islamofobo a mille, sia funzionale a quel dibattito lì. Il problema è chi è strumento di chi. E se tu riesci a rendere strumento e rendere occasione... Sì, ma se io sono da sola a fottere un sistema, però all'interno loro non fanno spazio, io già per entrare a fare una cazzo di intervista di merda, scusate veramente tutti questi francesismi, me l'hanno fatta solo perché l'ufficio stampa in Audi voleva questa cosa, Shandy mi fa l'intervista, ma io sono quella che alla stampa fece richiesta di poter scrivere per loro, perché comunque io sono una contributor, collaboratrice, io scrivo da almeno 9 anni, e mi dissero che ero troppo politicizzata, perché quelli che hanno spazio sui giornali, quando vediamo delle donne entrare nei giornali, vediamo sempre solo le stesse donne, non vediamo mai la cosa allargata. Anch'io, se dovessi mai entrare e scrivere questo libro, non è una grande varietà, vediamo sempre le stesse voci, perché il sistema ci insegna che sono solo uno su mille ce la fa. Citando Gianni Morandi, era Gianni Morandi, sì, ecco, capito? Cioè, nel senso, il livello della citazione è questa. E anche questo è sintomatologia del grande problema che c'è. Io, per esempio, Michela, la Burgia, che quando entra in un giornale cerca di allargare e fare spazio alle altre. Ha provato con Giara, ha provato con me, ha provato con Fumetti Brutti, ha provato con altre persone che non durano un cazzo perché non sono quello di cui il sistema ha bisogno. E tuona infatti quando lo dico, Frau Kruger, cioè quella roba là di Frau Kruger. Perché il sistema ha bisogno anche di una voce, anche se una voce è controversa, di essere rassicurante, di essere rassicurato. E non lo siamo paradossalmente,
però al tempo stesso su altri livelli come in questo editoriale siamo ancora funzionali. Però su questo, se proprio faccio una vetro marxista, questo diciamo, è un problema storico, quello del compromesso. Quando io dicevo chi si fa strumento di cosa, allora proprio per buttarla lì, cioè c'è una frase, visto che questo poi ha a che fare con, diciamo, a vari livelli, con chiunque voglia fare attivismo, con chiunque voglia fare militanza, a un certo punto ti viene posto il problema del cosiddetto compromesso, cioè fino a che non è soltanto il compromesso, come dire, di vendersi, non vendersi, è proprio il compromesso inteso come la possibilità di trovare delle mediazioni che a volte servono ad arrivare, a volte servono, e che però invece altre volte ti annacquano, altre volte rischiano di compromettere del tutto il tuo messaggio, cioè questo rischio c'è. Penso che chiunque di noi, quando si spende attivamente nel piccolo, nel grande, con maggiore o con minore visibilità, sa di correre questo rischio. E allora ti butto là, badam, così, Lenin, e dico, così, e dico, no, cioè, Brecht che scrive una cosa molto bella sui compromessi a proposito di Lenin, dice, no, si può bere l'acqua e il vino da due bicchieri, no? Cioè due bicchieri davanti, uno con l'acqua e uno col vino. Il problema è che se io a un certo punto li mescolo, non la ritiro più fuori via l'acqua, dal vino e il vino dall'acqua, diventerà un mischione indelibile che, come dire, non mi consente di bere né più una né l'altra bevanda. Si può bere contemporaneamente l'acqua e due bicchieri alternandoli? Sì, è la politica. Cioè la politica è questo, è la capacità di sapere che il compromesso esiste, che ha dei limiti, perché altrimenti rischia, come la parola stessa dice, di compromettere quello che tu stai dicendo, e che la complessità esiste, tornando al problema del piano simbolico e del piano invece sistemico, materiale, economico, delle sprove dello sfruttamento, e che poi stanno a trovare questo equilibrio. Ovviamente per te, che sei più esposta, è più complicato, ognuno poi fa, come dire, le sue scelte, i suoi percorsi, a volte si trova anche nelle sue scelte e nei suoi percorsi, ma bisogna, secondo me, essere molto laici su questo. Finché tu riesci, attraverso questo tipo di percorso, a entrare nelle scuole, a parlare con le persone e anche forse a imporre a Fabri, a Naudi o a chiunque altro quello che tu vuoi dire, probabilmente è un compromesso che per te va bene. Sai qual è lo scotto da pagare, vero? Che ti spremono come se tu fossi l'ultimo limone sulla terra. Io in 4 mesi ho visto questa cosa, l'interesse non era per la materia, perché quante siamo che parliamo di violenza di genere che non vengono ascoltate? L'interesse era per fatturare semplicemente. Quindi ti dicono che il tuo testo va benissimo, mi piace un sacco quello che hai scritto, però il patto è, se tu vuoi davvero andare in giro così tanto a divulgare, avere veramente l'opportunità di poterlo portare trasversalmente un po' ovunque, io ti posso spremere come un cazzo di limone mettendoti la perlina lì, e nessuno poi ti proteggerà, nessuno ti prenderà le parti, nessuno parlerà per te o con te, di fianco a te. Tu sei lì, sono le tue idee, e quando c'è da prendere una posizione non vedi più nessuno. E questa è una cosa che, venendo poi da un movimento femminista che comunque ti dice proseguiamo insieme, ritrovarsi lì e vedere che le regole del capitalismo avevano mai vinto su tutto, è un po' strano. È un po' strano. Perché poi al tempo stesso, madonna, Sassolino, vedi che le cose che valgono per te non valgono per il compagno di sinistra che ha zero calcare. Io a Michele ti voglio bene, però le cose che valgono per te, le critiche che muovono a te, a lui non le muovono. Perché? Perché è un doppio standard, perché lui all'interno del gioco del capitalismo è maschio e lui tante cose le può fare senza avere le critiche o i giudizi che, e per carità di Dio, Michele non ha nessuna falla che io riesca a vedere, ma allora perché la stessa critica la muovono a me e cercano di cancellarmi o di farmi la guerra, o quando io leggo i post di Giara o di Michela Murgia o di Chiara Valerio o di gente che è un minimo è fuori dalla bolla, io vedo solo odio e voglia di cancellare e giudizi personali, allora io rivedo di nuovo il doppio standard della società. Però io vedo che Netflix le spalle a zero la carriera protette. A Michela Murgia, che è vittima da 2 anni, Michela, che ha avuto un burnout gigante, che se non c'eravamo noi, sorelle femministe, sotto i post dove la prendevano da minacce per 2000 commenti, non c'era nessuna casa editrice per cui lei ha venduto 100.000 copie in un anno e mezzo che la proteggesse, non c'era nessun YouTube, Netflix o star cazzo a moderare i commenti che la minacciavano di stupro e di morte.
Allora, perché di là viene dato uno spazio che alle compagne non viene dato? Che Netflix dà a disposizione modi per scusarti, le pagine dei giornali fanno a gara per darti voce, per poterti difendere, per poter dire, uè, qua c'è un bias, c'è un grandissimo bias. E dall'altra parte non lo vedo. Dall'altra parte non lo vedo e lì vedo allora che forse non te la so spiegare. Tira ancora di più un pelo di cazzo Carlo di poi. Perché non c'è ambiente in cui questo non accada. Lo so. E questo nessuno è in salvo. No, ti volevo fare un'ultima domanda perché poi mi piacerebbe appunto lasciare spazio a loro che immagino ne abbiano tante e lo sa sia giusto. Ed è proprio su questa dimensione collettiva. Se hai avuto l'impressione, ancora una volta, non parliamo del libro, parliamo di te, però vabbè, ti tocca, però non della tua storia, perché ci siamo dette che quello in qualche modo. Già mi vogliono bene, no? Esatto, proprio. No. Se come immagini un attivismo che inevitabilmente, essendo social, è anche costruito sulla persona, perché inevitabilmente a funzionare, ma questo vale per la politica, vale per la cultura e vale ovviamente per la comunicazione social, a funzionare sono sempre i soggetti come singoli. Probabilmente Carlotta Vagnoli funziona perché Carlotta Vagnoli, un collettivo anonimo, un booming al femminile, no, certo, probabilmente sarebbe funzionato di meno perché alle persone interessa anche guardare la tua faccia, guardare come sei fatta, cosa mangi. Ovviamente tu tendi a limitare, no, questo aspetto, diciamo, sul piano del personale, però resta il fatto che sei una persona in carne ed ossa, che io ti vedo, ti parlo, ascolto la tua voce, vedo come sei fatta. Come si fa, se si può fare, secondo te, a passare da una dimensione che è una dimensione dell'attivismo individuale a una dimensione collettiva? Se pensi che sia necessario, per me lo è, quindi in questo insomma la domanda dal mio punto di vista è scontato, ma secondo te è necessario farlo? Come farlo? Anche qui qual è la trappola nella quale si può cadere nel momento in cui le questioni di genere, perché mi pare che sulle questioni di genere questo fosse anche per il peso che hanno le esperienze individuali sia particolarmente rilevante e evidente, il rischio è che le questioni di genere vengano sempre trattate come questioni legate all'esperienza della singola donna, della singola voce e molto poco come su un livello di emancipazione, di lotta collettiva, corale. Grazie per questa domanda marzulliana, leggera. Fate la domanda e date la risposta, è bella. Sicuramente io vedo sempre questo replicarsi dei sistemi in cui cresciamo e in cui siamo assoggettati, per esempio, perché io e non altre? Perché secondo un'ottica prettamente patriarcale e capitalista al tempo stesso, io sono conforme come corpo, non sono troppo patetica, no, non sono stata bruciata dal mio abuser e ho una cazzima, ma non troppo, perché ho la dialetta. Quindi per il sistema vado bene per tante cose, tantissime no. Quindi è ovvio che in un sistema del digitale che prende il singolo e non la collettività, tu abbia più audience, perché alla fine si parla di quello, no? E purtroppo l'audience è diventata pure moneta. Il problema è che ci sto arrivando in questo anno. Anno per me è stato veramente di recuperazioni. Già quando ci siamo trovate quest'estate, io ti dicevo: io sono il cervello che esplode, sono una completa rivoluzione. Perché se non ti metti in crisi, non è sicuramente né femminismo né politica né teoria sociale né gender studies, non è niente. Devi essere messo in crisi in quello che tu pensi e vedi tutti i giorni, devi porti delle domande. Io trovo che non si possa più chiamare. Ci deve essere un separatismo, non si può più chiamare attivismo quello sui social, quella è divulgazione. Lo diceva benissimo Vittorio, che da Livorno con furore è qua tra noi, è propaganda se fai parte di un partito politico e è divulgazione se tu sei un divulgatore, una divulgatrice. Non può essere attivismo, l'attivismo ha bisogno di qualcos'altro, ha bisogno della parola attivo. Attivo può essere semplicemente scrivere dei libri, andare nelle piazze e decantare il tuo pensiero, però secondo me dovrebbe essere iniziare a intessere dei rapporti di comunità con la comunità, in modo da essere proattivi. Vedo paradossalmente molto più efficace qualcosa che vada a chiedere direttamente, come l'hanno fatto per la vulvodinia le ragazze capitanate da Giorgia Soleri, che tra l'altro ha fatto un bellissimo lavoro, andando a chiedere proprio in Parlamento che venisse riconosciuta come una, un,
del rimborsabile o quantomeno riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale, che visto dal momento è invisibilizzata, mi sembra molto più utile cercare di far ritornare l'attivismo a qualcosa di pratico. Perché le famose cose pratiche in testa, che io cito nel libro, io cazzo non le vedo più, ma manco quando le faccio io. Perché rimani sempre lì, un libro che scrivi e poi ha un'accessibilità limitata, di pratico cosa ne fa? C'ho la crisi mistica ovviamente in corso, è palese quello che sto vivendo. E le cose pratiche però devono tornare, specialmente dopo due anni in cui siamo stati bloccati e state bloccate, a un discorso più puro. Perché in questi due anni è stato proprio esacerbato tutto. Chi era indietro è rimasto indietro, chi è andato avanti è andato molto più avanti. Chi poteva andare avanti ha fatto un salto gigantesco. Secondo me attivismo non si può più chiamare un mondo digitale, perché è pieno di contraddizioni, perché siamo comunque su piattaforme gestite dal più grande supremacista bianco che esista, che censura i corpi non conformi, che censura la comunità LGBTQ+, cioè non possiamo dire di fare attivismo in un posto che ha dei limiti per eccellenza, perché chi lo sfanda, chi è più paraculo? Parliamoci chiaro, io sono una grandissima paracula, sono la capa delle paracule, e chi è fuori dalla bolla è perché è molto paraculo, perché sa gestire e surfare su questa roba qua, ma non tutti possono essere così, non tutti hanno il privilegio di poter essere così. Quindi fare attivismo su una piattaforma che fa vincere pochi e di nuovo replicare il sistema all'infinito. Io penso che ci possa riconnettere un po' il tema che ci eravamo detto l'altro giorno per telefono. Bisognerebbe ripartire da un linguaggio comune, ma anche politico, quindi pratico, accessibile, che era un po' la cosa che volevo fare solo a livello di scrittura con questo libro. Quando mi hanno mosso la prima critica dentro la bolla del femminismo, sì, però questa cosa cazzo non mi ha insegnato niente di nuovo, disse femminista di 50 anni, attiva nei collettivi da 30. Grazie al cazzo! Perché se noi continuiamo a farci le seghe a due mani tra di noi, non raggiungiamo le parti della società in cui noi dovremmo andare a fare divulgazione. E anche questo è il limite dell'algoritmo stesso. Perché non si può chiamare attivismo? Perché l'algoritmo premia solo i contenuti che tu cerchi. Cioè non è che stai facendo attivismo, stai parlando a una sala così replicata in 20-25.000 volte a volte, no? Devi creare qualcosa di accessibile, devi creare qualcosa di accessibile che tocchi più persone e soprattutto fare qualcosa a livello sistemico che manca. E può essere un'attività come quelle che fa l'SOPG, andare a creare il sistema dove il sistema non c'è, andare a sanare il sistema da dove il sistema non c'è, a riformarlo dalle fondamenta, andare a chiedere soldi, fondi, sicuramente assistenza e copertura nei centri antiviolenza che non vedono i fondi dal 2017. Solo il 2% dei centri antiviolenza d'Italia ha ricevuto la prima tranche del 2020, quindi siamo in ottime mani. L'attivismo si deve svolgere nelle scuole, andando proprio dove manca il sistema. Penso che la definizione di attivista digitale sia troppo soggetta a ambivalenza, contraddizioni, la complessità del mezzo internet non può permetterci di essere attiviste lì. Possiamo però fare divulgazione, perché internet in quello ancora ci permette di poter divulgare le idee e cercare di rompere l'algoritmo, uscendo dalla famosa bolla, ma avere la presunzione di poter fare qualcosa di pratico, no, perché io sto, quando faccio divulgazione, sto portando a voi una grande sfera di responsabilità. Questa è una sfera di nozioni, ve la do. Se voi non volete approfondire, la cosa muore tra me e voi. Se voi invece volete approfondire, è tutto in base alla vostra volontà, che allora no, io sto scaricando di nuovo una responsabilizzazione, così esattamente come fa il sistema. La divulgazione ha questo limite. È una grande idea, è una grande supercazzola? Ho fatto una grande supercazzola? Come se fosse Antani, scappellamento a destra. No, io penso sia tutto vero, e tra l'altro su questo faccio un po' così la boomer e dico che forse replica anche una dimensione di solitudine che invece l'attivismo vero, concreto, sul campo spezza e ti fa anche sentire meno male, non che allora, ci si esaurisce comunque, No, cioè, il social è fuori,
però forse pone un limite anche a delle dinamiche che diventano dinamiche di autoesaltazione, di narcisismo, di parlarti da solo addosso, perché c'è un altro che a un certo punto ti dice stai dicendo delle cazzate. Invece il rischio quando parli o scrivi, io penso più che altro alla scrittura, è che è difficile che c'è qualcuno che ti dice vabbè, ma a che cazzo serve questa cosa? No, ma su questa cosa non sono d'accordo. Cioè la dimensione collettiva concreta della militanza è una dimensione che è anche una dimensione di limite, di realtà e di confronto con l'altro che probabilmente non hai, altrimenti comunque c'è in forme diverse. Il social polarizza poi, cioè è tutto nero e tutto bianco, anche quando tu cerchi di lasciare le sfumature, il social ti porterà comunque a due posizioni, la sfumatura e la scala di grigio non è compresa, e quindi tu cerchi di fare involontariamente la cosa più di impatto. Ed è normale, è fisiologico che sia così. A volte ci provi a fare quella scala di grigi, ma non viene, non solo non viene contemplata, ma non viene proprio neanche considerata. Dall'altra parte, tu perdi tutta quella cosa che è il vero confronto. Uno, dobbiamo considerare che abbiamo 2500 cazzo di caratteri, o comunque stories da 15 secondi l'una. Puoi davvero chiamarlo attivismo, puoi davvero chiamarla politica se fatta su un social del genere, puoi davvero parlare dei massimi sistemi? No, io ti posso dare un input. Quando tu scrivi un libro, tu scrivi un saggio, tu scrivi un articolo, è più o meno la stessa cosa, ma con un bonus in più. Dall'altra parte 9 su 10 hanno fatica a leggerti, quindi nessuno ti risponde e ti senti più a tuo agio. E dall'altra hai più possibilità di approfondire, c'è meno polarizzazione, ed è anche per questo che il conflitto è sempre minore. Perché più pagine a disposizione, più puoi spiegarti meglio, e quindi anche dall'altra parte non ci sarà un andare contro netto solo per falciare le gambe, ma ci sarà una voglia di discutere. Ecco, si è persa la voglia di discutere. Ci sono robe sicuramente su cui la discussione non esiste, però tantissime cose vanno ricominciate, va ritrovato il confronto, va ritrovato anche lo scontro, quello sano, non quello di stupro, la famiglia che ti arriva sui social, è molto, molto difficile. È stato molto utile nei 2 anni di pandemia, adesso inizia a diventare... Prima Vittoria mi chiedeva, ma secondo te quanto dura ancora Instagram? E io, secondo me, spero 2 anni. Poi tutti stanno tornando verso la forma analogica. Io mi disperiamo solo perché sono vecchia, però secondo me, no, per ringraziarti nell'aprire il dibattito, io... appunto volevo soltanto appunto sottolineare questo, perché secondo me qua i social li usiamo tutti, proviamo a usarli tutti, bene, male, riuscendoci, non riuscendoci, però il punto secondo me resta quello, cioè provare anche a farlo vivere nella realtà, provare, poi chi riesce a fare divulgazione ad alto livello, sia come contenuti che come platea, come quantità di persone alle quali riesce ad arrivare, è purtroppo, per fortuna, quello è il suo compito, starci e basta, cioè questo è il tuo, questo è quello che è toccato a te perché ti sei trovata lì, e ognuno di noi nella sua responsabilità nei confronti degli altri, nella sua lotta, nella sua, come dire, nel suo percorso di militanza o di attivismo, probabilmente assume un ruolo, trova un posto, ed è giusto anche che valorizzi quello che sa fare, però diciamo per tanti altri credo che sarebbe utile, sano, giusto, io spero che si torni anche a incentivare forme di attivismo reale e concreto, perché mi preoccupa l'idea che si possa pensare che soltanto attraverso Instagram o comunque attraverso uno schermo si possa veramente trasformare la realtà. Quello che tu dicevi dall'interno di questo mondo secondo me è illuminante su questo, cioè mettetevi insieme all'altra gente e rompete il cazzo davvero, perché secondo me è l'unico modo per consentire a chi poi fa divulgazione di far sì che la sua divulgazione abbia effetto e funzioni e serva a qualcosa, nelle scuole, perché diventa strumento di qualcosa, diventa strumento di qualcosa che esiste nella realtà, che esiste nella società, di un collettivo che a scuola ti occupa la scuola, di chi sul posto di lavoro rivendica delle condizioni migliori, di chi lotta perché i centri antiviolenza funzionino e vengono finanziati e così via. È soltanto questo scambio lì che, cioè, penso che tanta cooperazione funziona soltanto se c'è tanta attività. Stiamo facendo tanto le pulci a sono un vero attivista, non sono un vero attivista, e sì, è una domanda giusta da porsi. Devo anche però dire che il mondo di internet è stato molto comodo, perché era l'unico necessario in 2 anni, però è di nuovo vero che davvero nelle scuole, durante le cogestioni, le settimane dell'occupazione e cogestioni, siamo sempre solitamente facili un cazzo da 4 anni, 5 anni, cioè è anche vero che se non porti fuori dalla bolla, se non esci da quella piattaforma, se non ti confronti con il mondo, allora puoi anche divulgare fino a un certo punto, puoi fare l'accademico,
cazzo, ed è molto diverso dal fare divulgazione, dal fare sensibilizzazione, dal fare formazione. Cioè, per fare formazione devi conoscere una materia. Se tu non sei entrato in un centro antiviolenza non sai manco come siano formati. Se tu non sei mai andato a vedere veramente come è formata l'istruzione, come si sviluppa il pensiero che sta dietro al piano di un'offerta formativa e chi sono gli organi dei genitori e della presidenza che tu devi letteralmente combattere, allora stai facendo davvero qualcosa che, non lo so, non è attiva, è accademica. E non c'è niente di male, non c'è assolutamente niente di male, ma non è attivismo. Non è attivismo, così come non è attivismo se non sai da dove partire all'interno dei collettivi, dalla tua stessa società, dove il gruppo, non lo so, Trans di Firenze, senza uno spaccato della società reale, in tutta la sua trasversalità, da dove vuoi partire? Da metà? No, la società non è che la riformi solo dalla piccola borghesia in su. Cioè, se no ripeti lì e basta. Vabbè, insomma, il riassunto è buttate le mani, come si dice a Napoli, cioè muovete, fate qualcosa, qualsivoglia, tanto si sbaglia, si rifà da capo, però meglio fare che non fare, perché altrimenti rischiamo veramente soltanto di pagare il successo. Certo, o comunque approfondire se vogliamo fare solo divulgazione e capire che la cosa è quello, diventare teorici. C'è una grande differenza, attivismo è il termine stesso, devi essere attivo. Teorico, per carità di Dio, però pure cazzullo è teorico, meglio che andate notte, cioè, non benissimo, cioè, abbiamo tanti teorici che si sono persi poi via. Cerchiamo di capire, è una materia di venire, secondo me è la grande questione dei noi millennials, voi siete molti di voi più giovani. Sono più vecchio. No, sono ancora millennial. Sono ancora millennial, l'80, sì. Giusto, stiamo ancora cercando di capire la materia del digitale, è nata con noi, con la nostra generazione di millennial, e ancora noi stiamo cercando di capire un po' quali siano le regole del gioco. La generazione è molto più avanti a noi, sa già come sfruttare, cavalcare, e è molto più ambivalente. Noi stiamo ancora a faccio un po' le pulci. Possiamo veramente sfruttarla appieno? Possiamo non sfruttarla per niente? Dobbiamo ancora capire il nostro... Abbiamo ancora questa questione molto aperta, che secondo me è molto generazionale e non è casuale, ma questo poi ci apriamo un altro dibattito di 7 ore e si potete sparare di come sa fare. Lo faccio a capodanno tuo meglione. No, scherzi a parte, allora, io ringrazio tantissimo la Carlotta e lascio la parola a voi se c'è qualche domanda. Quindi non so se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, che vuole intervenire, che vuole. Boh. Diteci voi. Non siamo in famiglia anche di violenza di genere, ma. Dovevamo fare un punto della situazione, che era. Cioè, se abbiamo stesso. Volevo dirti, secondo te, cioè guardandoti indietro da adesso a 5 anni, no? No, vero, perché poi stai parlando ultimamente adesso di Instagram, dei social, eccetera, dureranno 2 anni, 10, insomma. Però come è cambiato il mondo dell'attivismo femminista, della violenza di genere? Come anche tu hai conosciuto poi altre attiviste? E c'è stato qualche volta qualche scontro vero sui social sul tema? No, no. Proprio con delle tue compagne. Certo, certo. Irene Tacheris è la prima. Come cognome, questo governo non lavora col favore delle terre. Io in 5 anni, in 6, dal 2016 mi entro nel primo centro antiviolenza. Io prima lavoravo in un ambiente terribilmente misogino, facevo la barman. Io me lo credo bello, visto gli uomini. Rapper, tra l'altro, era un bar del Fado. Diciamo che non era proprio woman friendly. Quindi io mi ritrovo, ero figlia dell'ambiente in cui sono cresciuta, naturalmente bulla, misogina, possono essere donne misogine, sì, tantissimo. Poi entro nel primo centro antiviolenza dopo un anno di relazione
con il mio abuser, che trasversalmente me l'ha fatta tutte, violenza economica, sessuale, fisica, tutte, sequestro. Quindi ti ritrovi completamente frullata in un contenitore che è nuovo, quello dei centri di violenza, che mi insegnano e mi avvicinano alla materia femminista. Al tempo, ti parlo del 2016, ancora non era sviluppata una comunità, una community così forte, per un semplice motivo. Ancora la generazione Z non aveva preso spazio all'interno dei social. Secondo me questo è uno spartiacque molto importante. Noi millennials siamo stati sempre un po' all'acqua di rosa, abbiamo sempre usato i social per scopare, tipo MySpace lo usavamo per chiamare meglio Tinder, oppure per crearci dei nuovi lavori, i lavori che sono nati con il digitale, non avendo pensioni, non avendo futuro né prospettive, abbiamo cercato, non potendo più accedere al pubblico, cercavamo di creare nuovi lavori che poi ci hanno un po' paradossalmente salvato le app. Quando poi nasce Instagram e tutto il movimento anche sui social, prende e spinge anche chi c'era già da tanto tempo a diventare ancora più attivo. Quindi anche le femministe che da tanto si spendevano magari nei collettivi, nelle aule, nelle università, nelle piazze, trovano su Instagram un'altra, o sui social in generale, un'altra voce. Quindi hanno la possibilità di avere un'audience ancora più grande. Io mi ritrovo in questa cosa, quasi per caso, cioè scrivevo come sex columnist, quindi parlavo di sex positivity, che si intersecava molto bene al discorso femminista, specialmente di liberazione della sessualità e dei corpi. Mi trovo e poi mi viene quasi normale, naturale, iniziare a parlare, sono molto riservata questo, a parlare in senso molto generico della mia esperienza. Sì, ho litigato con tante persone, perché il mezzo Instagram, come dicevamo prima, è un mezzo ego riferito. Ti rendi conto che questo mezzo ti sta fregando letteralmente il cervello quando il 25 novembre tu vedi una persona che posta un cartello con la sua faccia durante la giornata internazionale che noi survivor sopravvissute letteralmente è una ce ne date. In quella giornata tutti muti devono stare, perché siamo invisibilizzati da sempre. E una persona che scriveva sotto questo cartello e la sua faccia molto mesta, quindi pornografia del dolore, noi siamo sempre rappresentati come meschine, la Maria Maddalena che piange sotto la croce di Gesù. Anche io capisco il vostro patire, perché uno mi ha scritto un commento su Instagram dicendomi che mi augurava lo stupro, sono andata dai carabinieri e nessuno mi credeva. Ora, questo è il problema dei social, questo è il grande problema dei social, far pensare che le esperienze altrui che rientrano in un determinato sistema, in una determinata discriminazione, siano anche le tue. Questo bisogno di protagonismo in qualsiasi settore. Questo protagonismo, il bisogno di essere in prima fila col biglietto pagante, con l'open bar, è figlio del capitalismo di Instagram, che premia la storia personale, che premia il sangue, che premia l'essere, non lo so, la vittima della settimana. Ecco, quella è una cosa atroce, perché io vedo per tante persone ancora l'attivismo, il femminismo social è autoassoluzione. La mia storia deve trovare una risoluzione sui social, il vomito solo senza guardare il sistema. Ecco, nel momento in cui tu prendi lo spazio di altre categorie, vuoi solo autoassolverti, vuoi solo quello spazio per poter dire la tua storia, che spesso va a inficiare o nascondere tutte le altre, perché ovviamente ogni singola storia viene premiata oscurando quella delle altre, allora io ho un attimo di licenza. Ho litigato con tante persone, certo, perché non pensare che il movimento femminista sia svincolato da tutte le dinamiche della società. Antipatie, simpatie, cancelliamo. La famosa cancel culture ha creato veramente un sistema molto funzionale nell'ammazza la femminista che ti sta più sul cazzo. Cioè, è veramente funzionale a questo. E, quindi sì, internet è un bel posto, non ci direi. Molto di divulgazione, di attivismo, dell'importanza di fare comunità,
di partire proprio dal proprio vissuto, di mettersi insieme, di capire insieme qual è il problema. E questa è una cosa sicuramente importantissima. Però la mia domanda è, in contesti diversi da questo, in contesti in cui è più difficile creare proprio situazioni del genere, perché è più difficile che le persone abbiano la consapevolezza, proprio anche gli strumenti per riconoscere il problema in contesti, sto pensando ai quartieri popolari, dove molto spesso mancano proprio le capacità per rendersi conto che c'è un problema, perché il problema molto spesso è la normalità. Certo. In quei contesti come fare a portare l'attivismo, come fare a portare il lavoro, che poi è un lavoro politico effettivamente? Te lo chiedo perché in questi social probabilmente sono un grande aiuto, perché è un bacino molto ampio di pubblico e quindi anche la possibilità di conoscere situazioni molto diverse da queste qui a cui siamo abituati, in cui il dialogo è già più facile perché c'è un problema. Ma guarda, sicuramente c'è una grande differenza tra quando fai una cosa scritta per un giornale, una cosa scritta per un editoriale, una cosa scritta per un post e poi quando vai a fare le lezioni. La prima volta che sono tornata nel mio quartiere di Milano, a Rozzano, una scuola superiore, e in realtà ho dovuto ricominciare da zero. E in realtà, quando ti rendi conto che davanti a te hai persone che magari non hanno mai sentito parlare di cosa sia il catcalling o la rave culture, capisci esattamente da dove ripartire, perché in realtà tutta la società è in quello. Noi viviamo una bolla femminista, cioè diventiamo tanto progressisti e pensiamo che tutti siano al nostro pari. È la grande fuffa degli intellettuali di sinistra da una vita, da almeno 30 anni. E gli intellettuali di sinistra con la sfocia che dicono: ma sì, ma sono loro che non capiscono, dategli le brioche, no? La fine dell'Ulivo, più o meno funzionava in quel modo. Non bisogna dare per scontato niente, nessuno nasce tra virgolette imparato, manco io nascevo tra virgolette imparata. Io penso che si debba smettere di creare contenuti, e libri e articoli e lezioni per persone che noi conosciamo, ed è il grande limite che vedo in tantissime persone intorno a me. Io volevo scrivere un libro che fosse ipercomprensibile, così come sono ipercomprensibili anche le mie lezioni, che partano da zero. Non mi interessa partire da un livello advanced per femminismo 2.0 di qualcosa. Femminismo deve essere alla portata di tutte le persone, se no non è femminismo, se no è veramente accademia. Io credo che capire il limite di questo sia anche fare una grandissima autocritica del movimento stesso e anche della sinistra, perché poi il femminismo è di sinistra, diffidate da chi dica l'opposto. E riuscire a ripartire dalle basi è una cosa necessaria, perché non lo fa nessuno, non lo fa il sistema, non lo fa l'educazione, non lo fanno i giornali, non lo fa la scuola, non lo fanno le famiglie, non lo fa Instagram, non lo fanno le femministe, non lo fanno i professori di università, che chi lo deve fare? Fare chi davvero lavora in questo campo, chi lavora in questo campo come l'hanno fatto con me quando sono arrivata in un centro di violenza, io non sapevo niente di niente. Io ho bisogno di un glossario. Infatti, la prima cosa che ho inserito lì dentro è stato un glossario. Cioè, se a me mi dicevano delle parole io non le capivo, perché te ne avevi la spocchia quando ti dicono: eh sì, però adesso questi fanno finta di non capire che cosa sia il calling? No, il tuo ruolo è anche quello di metterti lì e spiegare cosa sia e perché non c'è un corrispettivo in italiano, perché nessuno si è ancora interessato a tradurlo in italiano, perché nell'accademia ancora non va tanto di moda. Cioè, il ruolo davvero del formatore o della formatrice è quello di mettersi e ripartire dalle basi, perché se io ancora vivo in un sistema in cui la violenza è perpetuata ogni giorno e è la normalità e viene normalizzata, vuol dire che manco le basi, ma manco per quelle piani alti, sono molto chiare. Io con Poverine per Rinaldi ho scritto un decalogo for dummies per gli addetti ai lavori del giornalismo. Prendere persone che lavorano nel giornalismo, che hanno magari 30 anni più di me, e dire: queste sono 10 regole che può seguire pure davvero a occhi chiusi. Perché se non riparti da lì non si capisce letteralmente il problema. Perché anche il sistema che ti segna che non c'è nessun problema. Secondo me l'essenziale è ripartire da la semplicità delle cose e far capire in quale sistema noi siamo. Per farlo ti devi sicuramente levare il grandissimo palo
chiodato dal culo che spesso gli intellettuali di sinistra hanno. Divulgazione è importante, è quello che ti scrivevo quando parlavamo del libro, cioè scrivere qualcosa che sia veramente comprensibile, possa arrivare, perché serve quello. Poi di pipponi ce n'è a profusione, quanti ne vogliamo. E ci sono anche le risposte ai bisogni concreti. E qui torniamo al discorso sull'attivismo, perché c'è tanta gente che probabilmente, presa com'è, noi stessi probabilmente non siamo stati dei frangenti della nostra vita, presi come sono dal loro problema concreto, è possibile che quando tu ti sei rivolto a un centro antiviolenza non volesse essere spiegata cos'era il catcalling, cioè poi casomai ti è capitato anche quello, no? Però il tuo primo problema non era esattamente di glossario, era mangiare, era capire come uscire da determinati tipi di dinamiche, eccetera. Questo vale per tutti in dei frangenti della vita, nessuno è a riparo, e questa è una cosa che io penso si debba sottolineare sempre: nessuno di noi è sufficientemente libero, avvertito, intelligente, consapevole da potersi dire a me questa cosa non succederà mai, succede alle altre perché sono delle cretine. E dunque probabilmente l'attivismo concreto sui territori, a sporcarsi le mani, a dare una mano alla gente, è anche quel gancio che ti serve poi per parlare e per far sì che le tue parole abbiano una funzione e colgano il segno. Non si tratta solo di trovare parole semplici, ma anche di trovare dei gesti semplici che sono quelli che poi concretamente hanno messo te in connessione con un centro antiviolenza che ti dava una mano in quel momento, che faceva qualcosa per te. Allora attivismo è anche questo, altrimenti rischiamo di parlare bene, male, in maniera più o meno snob, però di non rispondere al bisogno e quindi per di non agganciarci con quel problema concreto. Quindi torniamo ancora una volta a quello: benissimo la divulgazione, benissimo, fondamentale, fondamentale, però anche arrivare a rispondere a quei problemi. E forse ci accorgiamo anche di quanto siamo snob quando diciamo quelli non sanno, quelle non sanno, quelle non capiscono. È vero, in termini di linguaggio è così. In termini di coscienza e consapevolezza della propria condizione, tutte siamo consapevoli, tutte siamo avvertite. Poi possiamo avere un linguaggio più o meno forbito, possiamo avere più o meno strumenti teorici, ma quando una cosa te la vivi, la sai, la conosci bene. Poi si tratta di metterla, come dire, in ordine. Infatti, cioè, questa cosa mi dicono sempre i miei detrattori, perché io mi trovo vengo da tutt'altro ambiente, mi ritrovo in questa roba che sul giornale, no, questi di 50 anni, noi parliamo di questi conservatori in giacca e cravatta che fanno le foto col figlio sotto l'albero di Natale, che manca la pistola in mano per poi essere perfetti conservatori americani, e scrivono, ma che qualifica ha per poterne parlare? Vivila! Quella è la qualifica che basta per tantissime marginalizzazioni, per tutte probabilmente, viverla! Perché di teorici che facevano teoria sulla politica e poi c'avevano il 50 metri euroneggiato a Porto Cervo, ce l'abbiamo avuto un sacco e non hanno fatto niente per le categorie marginalizzate. Vivila, perché vuol dire che tu hai presa diretta con il territorio, con chi vive realmente quella marginalizzazione. Perché è vero che è importante la teoria, come dicevi, però ovvio, nel momento di bisogno a me sapere il nome catcalling non me ne frega un cazzo. Io voglio sapere dove mi devo rivolgere. E mille volte mi hanno chiesto quella cosa, a me al giorno mi arrivano 20 richieste su Instagram. Se arriva a me 20 richieste su Instagram vuol dire che il sistema ha fallito, richieste d'aiuto che mi arrivano da ragazze e donne, anche adulte. E io devo mettere magari in contatto con delle donne della rete di una di meno o dei centri di violenza in base alla zona in cui sono, io lì capisco che il sistema ha fallito completamente e mi chiedo, tutte mi chiedono cosa devo fare quando mi succede questa cosa. Ecco, quello è il problema vero, perché nessuno ci ha insegnato a reagire alle cose, a sapere le cose pratiche da fare. Io volevo dare anche una chiosa. Cosa devo fare se mi succede questo e quest'altro? Perché non te lo insegna nessuno. Perché lo impari solo se ti succede. E purtroppo nella società in cui viviamo, che è profondamente sessista, noi donne dobbiamo giocare in difesa.
Quindi le cose pratiche da fare ci serviranno finché non riformiamo la società e la cultura in cui viviamo e il sistema in cui viviamo. Quindi le cose pratiche si imparano sul campo, non le impari dal tuo 50enne ormeggiato a Porto Cervo né in Parlamento applaudendo, le impari in quel modo lì. E quindi volevo dare una parvenza di praticità, perché davvero finché non ti succede, siamo tutte poverine. Non ci deve succedere. Se passi da quella strada lì non ti succederà, se tieni le gambe nel pugno non ti succede, se fai la brava ragazza e non fai vedere il culo non ti succede. Cazzate, succede a tutte purtroppo, e nessuno però ci dice come fare. Ecco, l'attivismo è quello che ti dice, ecco, si fa così, e se hai bisogno eccomi, sono qui. Perché dall'altra parte se quando ti aiuto dall'altra parte non hai nessuno, o hai un politico con una sedia in Parlamento oppure una grandissima testa di cazzo, punto. Io penso che una cosa migliore di questa non la potevamo sperare, quindi diciamo, se siete d'accordo, non so se ci sono altre questioni, domande, io la chiuderei qui. Ah, no, ci sei tu, allora prego, finirò tutto, però ma devi fare una chiusura dopo, perché sennò ci rovini questa, quindi vedi come devi me. Facciamo a far capire a questi cinquantenni con un bastone nel culo che nemmeno loro hanno le qualifiche per giudicare una survivor? Allora, la domanda era, come facciamo a far capire ai cinquantenni che... Come facciamo a far capire a questi cinquantenni con un bastone nel culo che non hanno nemmeno loro le qualifiche per giudicare una persona che ha subito violenza? Allora, io porto sempre un grande esempio in tutte le lezioni che faccio. C'era una persona che andava da ognuno dei discepoli a convincervi uno per uno: questa cosa non si fa, questa cosa non si dice, uno per uno, porta a porta. E era Gesù, e non è finita tanto bene. Noi non possiamo pensare di educarli tutti. Sicuramente ci sono personaggi che per spicco, quindi vedi Giletti che ha un programma di merda, puoi redarguire nella speranza che il parco autori affronti i temi in un modo differente. Però tutti gli altri che incontriamo nella nostra quotidianità, è veramente impensabile che a tutti possiamo far cambiare idea, specialmente a chi è boomer. Bello, ma non ci direi, purtroppo tutti abbiamo un boomer di riferimento nelle nostre famiglie. Possiamo sicuramente, è per questo che bisogna guardare al sistema, perché quanta energia perdi a educarne uno per uno? Quanta ti hanno fatto credere davvero nella carità cristiana che tu debba veramente educarli tutti, salvarli tutti? Non puoi farlo, non è responsabilità mia, deve essere responsabilità di qualcuno molto più alto di me, di un sistema, di un'educazione, dei media, di tutte le fonti primarie e secondarie. Non posso essere io a salvare dai peccati l'umanità. Io posso però dire che se tu, sistema, Parlamento, politica, giornale, televisione, non mi ascolti, libri, editoria, allora sono problemi tuoi, perché io divento un tuo problema, non divento un problema del singolo, se no non ne cavo le gambe. Quindi boh, non lo so, bruciare il Parlamento. Allora, ringraziamo la Crotta. È più bella la fine di prima. No, questa è più bella. Io continuo a pensare che bisogna semplicemente mettergli paura. Per mettergli paura ci dobbiamo organizzare, essere in tanti e lavorare collettivamente, perché è il modo migliore per spaventarli. La paura, secondo me, è una buona cosa, è una buona virtù saper mettere paura alla gente. Comunque, detto questo, vi ringrazio tutte e niente. Grazie a Carlotta ancora.